Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Oggi ci colleghiamo con il sindaco di Sessa Cilento, Gerardo Botti, che saluto, bentrovato sindaco, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a lei, dottoressa. Noi di Cilento Channel la contattiamo perché c'è stata l'elezione a presidente della conferenza dei sindaci del distretto 70 la scorsa settimana, precisamente il 3 febbraio, presso la casa comunale di Agropoli. Insomma, la sua elezione è stata all'unanimità da parte, insomma, dei presenti ed è una bella notizia, insomma, per quanto riguarda il territorio del Cilento. Rappresenterà appunto l'intera area e siederà al tavolo con il direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino, per portare, insomma, un po' all'attenzione dell'ASL di Salerno quali sono le problematiche che questo territorio purtroppo da tempo riscontra. Allora, parliamo un po' di questa sua elezione. Lei succede al sindaco Adamo Coppola, sindaco Sì. attuale di Agropoli. Sì, diciamo Adamo Coppola, il sindaco del comune più popoloso del distretto. E, quello che posso dire è un distretto molto eterogeneo, dove ci sono piccole realtà, chiamiamole così, sanitarie, e poi ci sono due grosse realtà ospedaliere, che sono l'ospedale di Vallo della Lucania e l'ospedale di Agropoli. È un territorio abbastanza complesso. Proprio perché le esigenze sono molto diversificate. Si parte da comuni piccoli, in genere anche al di sotto di 1.000 abitanti, che rimangono tali per tutto l'anno, magari con comuni che invece hanno 800-900 residenti, ma che magari d'estate raggiungono i 10.000 abitanti, 10.000 presenze. Quindi ci sono degli obblighi. E ovviamente delle richieste di salute ben diverse tra queste due tipologie di comuni. Abbiamo poi il discorso soprattutto dell'emergenza difficile nei nostri territori, visto che l'unico pronto soccorso è quello dell'ospedale di Vallo. E ovviamente che cosa succede? Succede che ovviamente in rapporto ai tempi differenti di percorrenza da vari comuni si generano emergenze diverse. C'è bisogno quindi di una revisione completa del nostro territorio, revisione che poi, a parte le esigenze che sono un fatto naturale, voglio dire, di tutti i cittadini, oltretutto ricordiamoci che noi siamo in un sistema sanitario pubblico, a cui concorrono tutti i cittadini che pagano le tasse, e quindi è un dovere da parte delle istituzioni rispondere a queste esigenze primarie dei cittadini relativi proprio alla salute. È un sistema che non può funzionare a macchia di leopardo. Immaginiamo, per esempio, che cosa possa significare un trasporto di un neonato prematuro presso un centro di riferimento che trovasi o diciamo all'ospedale di Pagani o addirittura al Santobono, e comunque l'ambulanza attrezzata parte da questi presidi, in genere parte da Napoli, il che significa ritornare da parte di questo neonato con le grosse difficoltà collegate al suo stato, per esempio di prematuro, ritornare al Santobono. Quindi tutti i tempi di percorrenza, e come può essere importante quindi avere la possibilità di accedere in tempi accettabili alla possibilità di cura. Queste sono delle vere e proprie, non sono urgenze, sono emergenze, e che vanno ricodificate, e bisogna fare in modo, ripeto, che i cittadini del nostro territorio, quello del distretto 70, possano avere giusto le stesse possibilità che hanno i cittadini di altre realtà. Quindi Ecco. è tutto un discorso da verificare. Quello che mi fa piacere è che la mia elezione, la mia e quella del comitato rappresentato dai quattro sindaci, due per comunità montana diversa, quella dell'Alento Montestella e quella invece del Cervati, dove abbiamo due rappresentanti, il sindaco di Cuccaro Vetere, Aldo Longo, il sindaco di Stio, collega carissimo, tra le altre cose, il dottor Natalino Barbato, e poi abbiamo due rappresentanti della nostra
come da Montana al Monte Stella, che vi dicevo, il dottor Massimo Farro di Torchiara e l'avvocato Sansone di Vallo della Lucania. Quindi anche questa modalità, diciamo, di rappresentatività nell'ambito di questa conferenza, che io chiamerei una vera e propria conferenza di servizi, perché noi siamo un organo consultivo e che esprime anche dei pareri di veto su eventuali proposte del direttore sanitario di distretto. Ecco, sulla base delle informazioni che lei ci ha dato fino adesso, Sindaco, quali saranno, ecco, le prossime azioni di questa conferenza di sindaci? Ci sono già, insomma, da parte vostra, vi siete già incontrati per stilare, insomma, un po' una scaletta, chiamiamola così, di quelle che sono le esigenze e le problematiche, ovviamente, da affrontare per quanto riguarda il nostro territorio? Sì, in modo molto, le dico ovviamente in modo molto sommario, che saranno condivisi nella prima, le anticipo che avremo una prima riunione con i colleghi del, chiamiamolo, del comitato di supporto martedì prossimo e prima di presentare all'assemblea il nostro, diciamo, piano o quantomeno le idee utili alla effettiva riorganizzazione sanitaria di quest'area. In modo particolare dobbiamo sicuramente al primo punto risolvere le urgenze, il problema delle urgenze, e non possiamo pensare che tagliando le guardie mediche soprattutto dei paesi più lontani, e quindi in genere quando bisogna fare tagli in sanità si tagliano sempre le realtà sanitarie legate alla periferia e magari ai punti più distanti del territorio. Invece quelli meritano, i punti più distanti o i paesi più, chiamiamoli, più periferici del nostro distretto devono avere una grande attenzione. Cioè possiamo anche pensare ad abolire la guardia medica, ma in questi pazienti c'è bisogno di un sistema di assistenza che preveda il tutoraggio, chiamo così, delle emergenze H24. Ma ripeto, soprattutto questo è importante perché bisogna rivedere tutto il sistema periferico collegato alle emergenze. Poi non ci dimentichiamo che quando parliamo di territorio non parliamo solo di emergenze, ma parliamo anche di gestione della quella che si chiama specialistica ambulatoriale, che deve essere un tutt'uno con l'unità assistenziale, quindi la gestione delle malattie croniche. E poi ci sono questi due grossi blocchi, dottoressa, che sono rappresentati dall'ospedale di Agropoli e dall'ospedale di Vallo della Lucania. E allora è triste vedere l'ospedale di Vallo della Lucania, che fino a qualche anno fa era considerato veramente un gioiello della sanità. E lo dico perché ho avuto delle esperienze personali. Quello che notai, l'aspetto organizzativo dell'ospedale, c'era un'ottima, cioè esisteva la cartella clinica centralizzata, e lo dico pubblicamente, al Pascale l'abbiamo fatta 2 anni fa, a Vallo della Lucania esisteva 15 anni fa, esisteva un'ottima, non voglio offendere nessuno dei presenti, ma mi ricordo c'era un'ortopedia che faceva invidia ai migliori centri della sanità campana, una neurochirurgia, potremmo fare chissà quanti altri esempi. E allora vedere questo ospedale che in affanno, i colleghi e una lamentela continua, e questo dispiace perché dobbiamo riprendere quelle che sono, quindi ripopolare qualitativamente quell'ospedale, e questo è uno. L'altro, Agropoli, non è possibile, ancora oggi non sappiamo quale possa essere un domani il destino dell'ospedale di Agropoli, e non c'è, voglio dire, un presidio efficiente ed efficace di emergenza. Se non ci deve essere, facciamo in modo che non ci sia, ma che questa struttura sia riconvertita in qualche cosa di utile alla comunità, che può essere, ripeto, anche una struttura riabilitativa. Si parlava di polo oncologico qualche anno fa, benissimo, ben vengano, ma rimanere nel limbo significa soltanto depauperare le professionalità, le attrezzature e le strutture che ci sono in questo ospedale. È veramente triste. Dobbiamo fare in modo, ecco perché è importante stare insieme, condividere un progetto comune e parlarne con il direttore generale di turno, che nel caso specifico è il dottor Ervolino,
che poi è una persona molto attenta, devo dire, per quanto mi riguarda, lo conosco per altre vie. Chi meglio di voi, tra l'altro, che fate questo di mestiere, siete dei medici, insomma, quindi alcuni di voi, insomma, che fanno parte della conferenza dei sindaci, fanno questo di professione, ed è bello, insomma, ascoltare dalle sue parole che ci sia un interesse, sì, è bello, dico, da parte sua, insomma, sentire che c'è un interesse forte anche per quanto riguarda le problematiche legate all'ospedale civile di Agropoli. Infatti era questa proprio la domanda mirata, vorrei chiederle, insomma, appunto, se in questa se in questo progetto, per quanto riguarda le richieste che poi farete al direttore Iervolino, c'è il manifestare le problematiche, insomma, quello che da anni, insomma, attanaglia questo presidio e che purtroppo non vediamo il muoversi di nulla. Ecco, c'era la possibilità di attivare delle specialistiche proprio in queste ultime settimane con un documento dell'unità di crisi regionale, c'era la possibilità di poter potenziare il pronto soccorso facendolo diventare un pronto soccorso Covid, attivare le sale operatorie che sono già pronte da 2 anni, insomma, sono stati spesi 2 milioni di euro, ma sono lì ferme, e quindi neanche questo, insomma, purtroppo abbiamo visto potersi avverare. Ecco, quindi da parte sua, insieme agli altri sindaci, la possibilità di poter portare all'attenzione del direttore Iervolino, ecco, queste problematiche e dare definitivamente un indirizzo a questa struttura sanitaria. Ma certamente, questo, la politica deve aiutarci, non deve imporre dall'alto delle scelte finalizzate a se stesse e basta. La politica ci serve, per carità, però è anche vero che quando ci riferiamo, e quando parlo della politica buona, ai referenti di turno, quelli che devono poi mettere in campo tutte le energie positive per la risoluzione delle problematiche che noi andremo anche a riportare con le relative soluzioni, deve aiutarci in questo senso. Io la ringrazio per questa piacevole chiacchierata e per le informazioni, insomma, che ci ha fornito, e mi auguro di risentirla, come dicevo poc'anzi, la prossima settimana per avere aggiornamenti in merito, insomma, alla conferenza dei sindaci del distretto 70, e quindi anche avere qualche informazione in più, qualche speranza, insomma, sul nostro presidio ospedaliero e su quello che potrà, insomma, offrire al territorio. Dobbiamo entrare immediatamente nella concretezza. I cittadini vogliono questo, non vogliono chiacchiere, promesse. Facciamo poco e facciamolo bene. Facciamolo poco, poco alla volta, ma facciamolo. Questo spero, quindi, la prossima volta di poterle già dare, voglio dire, qualche indizio molto più probante per quella che deve essere la nostra attività.